Mamma, sono proprio buoni. Questi sai con dentro la crema, sai che bomba che vengono così. Non dico non parti. E che cazzo, stiamo a cucinare! Salve discepoli e benvenuti in questo nuovo video. Ebbene sì, oggi come avete letto dal titolo, siamo in cucina col prete e la mamma del prete. Mamma sta già armeggiando quello che andremo a preparare. Faremo il bignè di San Giuseppe. Pochi giorni fa è stato San Giuseppe, quindi bisogna festeggiare con dei bei bignè carichi di crema, fritti e al forno. Verrà un video molto professional perché qui abbiamo una cuoca di mille anni di esperienza, mentre io sono capace a cucinare. Dolci sì, però dentro casa no, perché se no sozzo, quindi sono a casa dell'altri. Adesso possiamo... La crema l'abbiamo fatta già. Ah, lei parte, che iniziativa. Qua è passato un topo. Chiamasi... l'ho visto il topo. Posso confermare che era buona, perché io devo sempre assaggiare se è avvelenata. Poi, se no, ma che fai? Cioè, dai la roba avvelenata, su, dai. Poi se sentiamo male. Ora andremo a preparare il tutto. E vi svelo un segreto, questo è l'almanacco magico. Tutte le ricette dagli anni or sono state trascritte qua dentro. Tutti i dolci che mamma fa, perché voi dovete sapere che io non ho mai mangiato merendine in vita mia, solo in casi di estrema morte. E ogni giorno che il nostro signore ha fatto, ogni colazione che io faccio, mi mangio un pezzo di ciambellone, un pezzo di crostata o un pezzo di dolce della mia mammina. Sono molto viziato dal punto di vista del palato. Scusi, scusi, potete ammirarla lei con questi occhiali molto fresh. Non ci vedo, ecco. Andiamo a spiegare un po' cosa andremo a fare oggi. Dici. Abbiamo fatto la crema con un tocco dello chef, perché io faccio sempre questo con un tocco dello chef. Ci ho messo all'interno liquore al caffè. Da ammirare lei, la sua altezza. Non ci arrivo. 1,58. Quindi tutta concentrata. Tutta concentrata. È un dolce caratteristico della tradizione cristiana e non solo, e io devo dire che i bignè di mia madre sono decisamente più buoni rispetto a quelle delle migliori pasticcerie. Infatti io ho sempre detto: mamma, apri una pasticceria perché famo i soldi, e non me l'ho da retta. Il burro si è sciolto nell'acqua, si è sciolto anche lo zucchero e una presina di sale. La ricetta dice che bisogna toglierlo dal fuoco e mettere molto lentamente la farina, perché non deve fare i grumi. Vedi come si sta addensando? Un consiglio: se pulite voi, fate casino. Se puliscono l'altro, state già attento, perché sennò qualcuno strilla. Per essere pronto si deve staccare dalle pareti. Questo video però sta diventando mamma cucina, io non sto a fare niente come sempre. Tu dopo li faccio friggere una cosa. Uno solo, perché non sappiamo che conveniente. Dai, fammi fare un po' di scena, fammi. Allora, fallo piano, intanto io pulisco la farina. Se senti che si attacca, fermati. Ti vedi, ma è energico, mamma, eh? Guarda che te combino. Piano! No, energico. Energico, ma delicato. Energico, ma piano. Così. Allora, spegni il fuoco. Spegni. Non ci andrò comando. Adesso una pausa di almeno 5-6 minuti per fare cosa, chef? Perché dato che si devono aggiungere le uova uno alla volta, perché sennò impazzisce, bisogna farlo freddare un po', perché l'uovo messo là dentro fa un uovo sodo. Perfetto, grazie per la spiegazione molto chiara. Prego, pausa. Dopo circa un quarto d'ora possiamo tornare alla nostra ricetta. E già mamma ha sbattuto le uova dentro una alla volta, e adesso facciamo vedere l'ultima per far vedere insomma come si fa. Vai, chef! Abbiamo riscaldato l'olio e coperto, abbiamo acceso il forno. Perché facciamo?
in due modi, sia al forno che fritte. E noi qua non ci facciamo mancare niente. Distanziati, come ho fatto io, sono al PC. Mi raccomando, aiutatevi col dito, no dito no parti. Ma chi sei a me? Sei a tesoro! Ma pure il cuoco, raga! Raga, affrettatevi, oh! C'è edizione limitata, oh! Donne! Du du du! Da da da! Yeah. Aspetta, che ho dico io? Sei pronto? Sì che sono pronto. Perché così almeno ci sentiamo meno in colpa se ci mangiamo quelli al forno. Dopo aver fatto l'impasto, l'olio deve essere bello caldo, se ne prende circa così, mezzo cucchiaio, si mettono dentro, distanziati. In una pentola così ce ne mettono non più di 5, perché una volta che si cuociono, girano da su. Facciamo vedere il risultato finale. Facciamo vedere. Ah, guarda quanto sono belli dorati. Questi sai con dentro la crema, sai che bomba che vengono così. E dopo 76 ore anche quelli in forno si sono gonfiati. Mazza che papagne. Beh ragazzi, ma questa è l'esperienza della sora Anna, eh. Perché devono essere vuoti dentro? Ovviamente perché deve essere messa dentro la crema in modo da venire belli ripieni. Un piccolo trucco dello chef: se la crema vi viene troppo dura, come è successo purtroppo a me, può succedere perché tutti sbagliamo, fate un'altra 2 uova di crema, aggiungete crema calda a quella dura che vi è venuta. Ricordate, cotti e riempiti freddi. Che vado a girare? Certo, lo penso io, vedo. Oh. Aspetta un po'. Marta, oh, ma quanto cavolo devo stare così io? Adesso mescoliamo bene Energicamount, la crema che si è solidificata, con quella che abbiamo appena fatto, e sicuramente verrà un composto omogeneo. È pronto? Sono pronto, sì, guarda che robetta che ti ho fatto. È morbidita. Tieni. Adesso si riempie la stiringa. Aspetta che devo controllare la avvelenata. Che potete fare? Che pensate a perdere? Ci siamo? Vai. Momento cruciale. E che cazzo, stiamo a cucinare! E una volta preparata la crema, finalmente possiamo riempire i nostri bignè. Fate le prove, perché sennò faccio la cucina di merda. La potenza! Te senti quanto è bello pieno? Io mi mangio quello che ho riempito prima, perché ci sta più crema. Ah, alla faccia vostra, signori! Sono proprio buoni. Sperando che questo video diverso ti sia piaciuto, se volete altri video in cucina con me e mia mamma, fatecelo sapere con un bel like e commentando qua sotto hashtag volemo i video in cucina. Sono venuti veramente meravigliosi. Questi sono quelli piccoletti, ma c'è sta pure nel bombone, che dopo verrà riempito. Io vorrei chiamare la cuoca qui con me. Come? Io e mamma vi salutiamo, grazie mille. E l'avete deciso voi che mamma doveva stare sul canale con tantissimi voti su Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bella per voi discepoli e fate i bravi. Mettete like. Mettete like, l'ha detto pure lei. Mettete like solo perché ha detto mamma. Bella per voi.